Oggi prepariamo insieme la pastiera, un dolce che a me piace tantissimo. Lo amo così tanto che ho dato il nome al mio blog Ricotta e Grano proprio in onore della pastiera. Infatti ricotta e grano sono gli ingredienti fondamentali di questo dolce. Questo dolce è abbastanza complesso e anche lungo nei tempi. C'è da preparare la pasta frolla, però noi possiamo anticiparcela un giorno prima, così cerchiamo di ridurre un po' i tempi della preparazione. Ed il grano fare come ho fatto io oggi, utilizzare già un grano precotto che si compra nei barattoli. L'importante è anche la ricotta, se riuscite a trovare della ricotta romana è ancora meglio. Poi io ho inserito come aroma, oltre un po' di liquore strega, ho messo il millefiori. Il millefiori non si trova facilmente in commercio, è un aroma molto utilizzato per la pastiera napoletana perché dà un profumo delicatissimo e si inebria tutta la casa con questo profumo strepitoso. Procediamo quindi iniziando dalla cottura del grano. Prima cosa iniziamo con il cuocere il grano. Versiamo il grano in un pentolino. Aggiungiamo 100 ml di latte. Una noce di burro. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata del limone. Mettiamo sul fuoco e lasciamo cuocere per 10 minuti. Setacciamo 500 g di farina su una spianatoia. Creiamo la classica fontana. Mettiamo al centro 250 g di strutto o il burro. Io preferisco lo strutto perché rende la frolla molto più friabile e morbida. Aggiungiamo anche 250 g di zucchero. E la scorza di un limone. Aggiungiamo 5 g di lievito istantaneo e un pizzico di sale che metto qui nella farina, lontano dal lievito. Mettiamo anche una bustina di vanillina. A me la frolla piace molto profumata, a volte aggiungo anche un po' di liquore strega oppure della cannella. Aggiungiamo all'impasto due uova intere ed un tuorlo. Con l'aiuto di una forchetta iniziamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Incorporiamo la farina un po' alla volta. Quando l'impasto è diventato ormai granuloso, iniziamo a lavorare con le mani. Impastiamo ancora, incorporando la farina un po' alla volta. Copriamo con la pellicola la nostra pasta frolla e la mettiamo a riposare in frigorifero per qualche ora.
Montiamo in una planetaria 8 uova intere con 400 g di zucchero. Le nostre uova sono montate, hanno più che raddoppiato il loro volume iniziale. Incorporiamo al nostro impasto 500 g di ricotta precedentemente setacciata. Aggiungiamo due bustine di vanillina, un bicchierino di liquore strega, il millefiori che è il fior d'arancio, e un po' di cannella. Amalgamiamo gli ingredienti. Incorporiamo in ultimo il grano precedentemente cotto e lasciato raffreddare. Mettiamo anche 100 g di cedro candito e 100 g di arancia candita. Velocità bassa, lasciamo amalgamare per poco i nostri ingredienti. Imburriamo e infariniamo la teglia. Con questa dose riusciamo a realizzare due teglie da 26 cm di diametro. Tagliamo un pezzo della nostra frolla, infariniamo leggermente la nostra spianatoia e con l'aiuto del matterello stendiamo la nostra frolla. Lo spessore della frolla deve essere di circa 5 mm. Avvolgiamo la frolla a mattarello e rivestiamo la nostra teglia. Tagliamo la parte in eccesso della frolla dai bordi della teglia. Versiamo il nostro impasto all'interno della frolla. Arriviamo quasi al bordo. Infariniamo leggermente la spianatoia e stendiamo un altro po' del nostro impasto per preparare delle strisce che ci serviranno per decorare il dolce. Tagliamo 7 striscioline dalla larghezza di 1 cm. Mettiamo le nostre strisce facendo una lieve pressione e bordi per sigillare.
Aggiungiamo altre 3 strisce creando un reticolo. Inforniamo in forno statico a 180 gradi per circa 60 minuti. Questo è il risultato finale della nostra pastiera napoletana.